Parlerò del libro, appunto, che ha avuto l'applauso, so che non era per me. E sono abbastanza consapevole. E, no, noi abbiamo appunto deciso di ripubblicare questo libro, che vi assicuro che è stato un lavoro enorme per la piccola redazione della nostra casa editrice, perché appunto è un libro introvabile ormai. In realtà l'ultima edizione fu di Newton & Compton nel 94, quindi è da quasi 25 anni introvabile, anche se diciamo quell'edizione era un po' un'edizione alla Newton & Compton, nel senso che non si sa neanche, non c'era specificato chi era il traduttore, giusto per commentare il lavoro di altri editori. E noi abbiamo ripreso diciamo l'edizione con la traduzione di Livio Maitan, che era uscita inizialmente nel 64 per Sugar Co. Edizioni, e poi uscita dal 69 al 78 con Mondadori, in più edizioni. Una traduzione, tra l'altro, fatta da Livio in modo veramente esemplare, perché è un libro bellissimo innanzitutto per come è scritto, perché stiamo veramente parlando del capolavoro letterario di Trotsky, perché è un libro che ha una capacità di utilizzo della lingua, delle immagini, delle metafore, un ritmo della narrazione che in alcuni capitoli è veramente travolgente ed entusiasmante, ma c'è anche una capacità di scrittura del traduttore che è veramente notevole. La traduzione fu fatta confrontando l'edizione inglese e l'edizione francese. L'edizione inglese, che fu, se non sbaglio, se non mi corregge Antonio, la prima in assoluto che uscì, anzi fu quella che gli fu proposta, insomma, che propose a Trotsky di pubblicare il libro, quindi fu un'edizione rivista dallo stesso Trotsky, una traduzione rivista e riveduta e corretta, insomma, dallo stesso Trotsky, così come l'edizione francese che uscì immediatamente dopo, quindi diciamo la materia era materia prima, quella su cui lavorò Livio nel 64, l'anno in cui fece questa traduzione. Appunto, il libro, noi abbiamo voluto rifare questo libro in un momento in cui obiettivamente c'è stato diciamo un'esplosione di pubblicazioni in quest'ultimo periodo sulla rivoluzione, no? Che ha anche un po' colpito. Se andate alle Feltrinelli in questi giorni troverete gli scaffali dedicati alla rivoluzione russa con almeno una quindicina, se non 20 pubblicazioni, ripubblicazioni, riedizioni uscite. Noi abbiamo voluto ripubblicare questo libro appunto introvabile da così tanti anni, perché senza dubbio è la ricostruzione più accurata dell'anno della rivoluzione, e a noi diciamo, l'elemento su cui volevamo concentrarci era proprio la rivoluzione, cioè riscoprire la rivoluzione. L'analisi di questo libro sono 1400 pagine, due tomi, ma analizzano 8 mesi, esattamente 8 mesi, cioè dal febbraio all'ottobre, il momento in cui c'è l'accelerazione, il momento in cui in qualche modo viene analizzato profondamente come accade una rivoluzione, no? Che poi appunto, stavo detto prima, viene vista linearmente con ciò che è accaduto dopo, ma invece così non era, diciamo, una sua dinamica che è la cosa forse a mio avviso più interessante di andare ad analizzare, proprio per chi ha l'ambizione anche sia sul piano storico per capire come è potuta avvenire una rivoluzione così profonda in quel paese, in quei mesi, sia per chi aspira ancora a trasformare la società e ancora appunto vuole riscoprire la rivoluzione, perché è una dinamica diciamo interessantissima da analizzare. Appunto la sua documentazione è enorme, la documentazione che usa Trotsky per questo libro, no? Per quanto per stile praticamente non riporta note, noi qualche nota l'abbiamo inserita, però abbiamo anche noi cercato di inserirne poche, proprio per non appesantire una lettura che in realtà è molto letteraria, quindi lui concepì il lavoro come un lavoro storico, tanto che parla di se stesso in terza persona, quindi Trotsky è Trotsky nel libro, non lo concepisce come una testimonianza, no? Usa una documentazione enorme di verbali di assemblee, del partito, dei soviet, memorie di protagonisti a vario livello, quindi anche di operai, di contadini, memorie invece di protagonisti più importanti dell'epoca, quindi autobiografie scritte, verbali di polizia, il diario dello zar, utilizza un materiale enorme. Però è anche un punto di vista
unico quello che di questo libro, perché per cui è anche difficilmente definibile dal punto di vista catalogabile, cioè lui l'ha concepito come un'opera storica, ma stiamo parlando di quello, di colui che insieme a Lenin, ma forse più di Lenin, nella dinamica concreta della rivoluzione, visto che Lenin si trova spesso in esilio in quei mesi, mentre Trotsky si trova in prima linea dentro il Soviet di Pietrogrado, è il protagonista appunto della vicenda narrata, e questo gli permette, diciamo, di avere un punto di vista unico, molto affascinante, perché diciamo, la documentazione storica è riportata però anche con la capacità di far vivere i sentimenti, e tanto che rivendica anche il diritto dello storico di riportare il riso e il pianto di quei giorni, no? E effettivamente lo vivi leggendo, utilizza molto il sarcasmo, l'ironia, che difende anche appunto questo diritto dello storico, anche oggettivamente, di poter utilizzare l'ironia, ma è proprio perché viene fuori il sentimento in qualche modo del protagonista. In questo senso è un libro bellissimo, ovviamente impegnativo da leggere perché sono 1400 pagine, ma vi assicuro che per chi non l'ha letto è veramente una lettura che in alcuni momenti è trascinante. E in questo libro le protagoniste, diciamo, hanno la capacità di demistificare tutta l'idea della rivoluzione come colpo di Stato fuori di una dinamica reale, è efficacissima, perché i protagonisti della storia sono sempre rimasti in movimento, e sono delle protagoniste continue, la loro movimentazione, i movimenti molecolari con cui si politicizzano, i cambiamenti anche organizzativi, i rapporti tra l'esercito, i contadini, gli operai, la composizione sociale di ciò che si muove, è sempre lì il centro dell'azione, che va molto, che influenza moltissimo anche la dinamica poi sul partito e sul ruolo del partito bolscevico poi in questa storia. In effetti lui appunto poi nella descrizione della presa del Palazzo d'Inverno, che appunto fu in realtà piena di esitazioni, adesso ci arrivo per dire due cose anche su questo, fino all'ultimo, no? Fino all'ultimo c'era l'incertezza della data, del momento, di come agire, fino agli ultimi minuti, mentre stava per iniziare il congresso dei Soviet, e non arrivavano a comunicare in qualche modo la presa del potere avvenuta. E quindi c'era, diciamo, una dinamica anche di approssimazione progressiva, no? In cui ovviamente c'è stata un'organizzazione nell'ottobre, cosa che non c'è stata nel febbraio, però anche lì c'è una dinamica reale che va oltre, diciamo, la dinamica organizzativa, e che, diciamo, l'elemento, il fatto che citava anche prima Antonio, che lo spargimento di sangue nell'ottobre è stato quasi assente, insomma, tu citavi il numero di otto morti, e, diciamo, in una dinamica come quella, nella prima guerra mondiale, dopo quello che era stato il febbraio, anche i mesi successivi, le giornate di luglio, eccetera, è praticamente assenza di spargimento di sangue nel momento in cui prendi il palazzo del potere, si avviene questa dinamica per la maturazione dei fatti precedenti che nel libro sono ampiamente spiegati, per cui l'uso legittimo della forza non era più monopolio dello Stato, per cui gran parte di truppe, di soldati sono nel comitato rivoluzionario che in qualche modo organizza la presa del Palazzo d'Inverno, e dimostra appunto una dinamica con protagoniste le masse che va molto oltre diciamo l'idea per cui ci sia stato un colpo di Stato, diciamo, la smentisce completamente. Ma a me piace sottolineare che demitizza anche moltissimo il ruolo del partito bolscevico, perché il partito bolscevico viene continuamente scavalcato dagli eventi, in particolare in febbraio. Questa è proprio alcune righe che volevo leggere, questo sulla rivoluzione di febbraio, che ovviamente in realtà parliamo, siccome parliamo del calendario giuliano, stiamo parlando del 23 febbraio, che in realtà è l'8 marzo, cioè era la giornata della donna. E scrive questo Trotsky: il 23 febbraio era la giornata internazionale della donna. Nei circoli socialdemocratici si pensava di celebrare questa giornata nelle forme abituali: riunioni, discorsi, manifestini. Queste erano le intenzioni, riunioni, discorsi, manifestini. Ancora alla vigilia nessuno si sarebbe sognato che questa giornata della donna potesse inaugurare la rivoluzione. Non una sola organizzazione aveva preconizzato uno sciopero per quel giorno. Di più, un'organizzazione bolscevica tra le più combattive, il Comitato del Rione essenzialmente proletario di Viborg, sconsigliava qualsiasi sciopero. Secondo la testimonianza di Kajurov, uno dei capi operai del Rione,
Lo stato d'animo delle masse era molto teso e qualsiasi sciopero minacciava di trasformarsi in un conflitto aperto. Ma siccome il comitato non riteneva che fosse giunto ancora il momento di aprire le ostilità, il partito non era ancora abbastanza forte, i legami tra operai e soldati erano del tutto insufficienti, aveva deciso di non invitare allo sciopero, ma di prepararsi all'azione rivoluzionaria per una data imprecisata. Questa era la linea di condotta prospettata dal comitato alla vigilia del 23 e sembrava che tutti l'avessero accettata, ma l'indomani mattina, nonostante tutte le direttive, gli operai tessili abbandonarono il lavoro in molte fabbriche e inviarono delegazioni agli operai metallurgici per chiedere il loro appoggio allo sciopero. Cioè, c'è una dinamica reale di sciopero che scavalca completamente il partito nel febbraio e diciamo il continuo rapporto tra il movimento reale e il partito è dinamico in tutte le fasi. Ovviamente c'è l'arrivo di Lenin, le tesi di aprile che in qualche modo cambiano la linea del partito, che ad aprile, cioè, diciamo, se già a febbraio colpisce il fatto che nei 5 giorni in cui cade lo zar, cade lo zar, il partito diceva di non fare lo sciopero. Successivamente, diciamo, c'è anche una tendenza del partito bolscevico ad appoggiare il governo provvisorio o comunque a tenere rapporti col governo provvisorio, che cambia, diciamo, con l'arrivo di Lenin nelle tesi di aprile. Ma ci sono ulteriori oscillazioni nel luglio e poi ancora nell'ottobre. Cioè, un'altra cosa, diciamo, che qui viene descritta in modo magistrale da Trotsky, sono i giorni precedenti alla decisione dell'insurrezione, no? In cui Lenin arriva in fine settembre, inizio ottobre, stiamo parlando di qualche settimana prima della rivoluzione, a inviare le proprie dimissioni dal Comitato Centrale perché si trova in minoranza nella proposta dell'insurrezione. Si trova in minoranza del Comitato Centrale e è prontissimo a dare le dimissioni, anzi manda le dimissioni che poi non vengono accettate, eccetera. Poi era completamente in minoranza. Trotsky, diciamo, tira fuori anche lettere di dirigenti del partito bolscevico che definiscono impazzito Lenin perché vuole prendere il palazzo d'inverno al più presto in ottobre. Quindi delle valutazioni profondamente diverse tra di loro. Fino a questa riunione, diciamo, anche questa descritta in modo magnifico in questo libro, che è la riunione del 10 ottobre fatta a casa della moglie di Sukhanov, che era in realtà un dirigente dei social rivoluzionari, Menshevik, lui forse era indipendente ma vicino ad entrambi. E mentre la moglie era una bolscevica, c'è questa riunione fatta, appunto, descritta nel libro, fatta a casa sua, in 12 membri del Comitato Centrale, in cui Lenin si presenta con parrucca e senza barba perché era in esilio. Si trovano delle foto anche su internet che, se non guardi gli occhi, è completamente irriconoscibile, in cui quella risoluzione che descrive qua nel foglietto a quadretti scritta a matita in modo sgrammaticato di Lenin, viene finalmente approvata l'insurrezione, che viene approvata per farla il 15 ottobre. Quindi anche lì la data viene continuamente spostata dagli eventi. Questo per dire, appunto, che in realtà la vera capacità, diciamo, del partito bolscevico è quello di sapersi far trasformare dal movimento reale, cioè di saperlo interpretare, di saper cambiare linea continuamente e anche di saper decidere alla fine qual è il miglior strumento organizzativo per fare la rivoluzione, no? Su questo c'è anche, obiettivamente, c'è una differenza tra Lenin e Trotsky che nel libro viene anche esplicitata, se non, anche se, diciamo, che è una cosa che nota anche Enzo Traverso nella prefazione del libro, cioè che Trotsky, che va anche nel dettaglio, nella critica anche di pregi e difetti di ogni dirigente bolscevico, su Lenin sta molto più attento, diciamo così, nel giudizio. C'è da tenere conto che il libro è scritto tra il 29 e il 32 con Trotsky già in esilio e che ovviamente l'accusa di essere antileninista, diciamo, è l'accusa principale che gli viene rivolta e quindi il tentativo di dimostrare di essere il più leninista di tutti è una sua preoccupazione mentre scrive questo libro. Però in realtà anche lì è interessante, se nel momento in cui Trotsky, che si trova più all'interno dei soviet, quindi ha più la percezione di poter avere i rapporti di forza reali per poter fare la rivoluzione attraverso i soviet, quindi tanto che poi la organizzerà attraverso il comitato militare rivoluzionario del soviet di Petrogrado, e non appunto nel ruolo preminente del partito, anche sull'organizzazione della rivoluzione. Quindi una capacità anche di sapere capire qual è lo strumento organizzativo che poi permette una maggiore efficacia del risultato, no? E anche è il motivo per cui alla fine
c'è uno spargimento di sangue minore, perché ha un minor consenso anche la dinamica che in qualche modo si crea nella rivoluzione. Su questo, diciamo, veramente la cosa che a me colpisce di più leggendo questo libro è questa capacità di riadattamento continuo. No? Lui, sul ruolo del partito, sulla rivoluzione, Trotsky usa la metafora dell'ostetrica durante il parto, cioè, per dire che c'è una dinamica reale, che ovviamente su cui il partito ha un ruolo fondamentale, ma è la dinamica reale che fa la rivoluzione. E la dinamica reale è anche in grado di cambiare continuamente la linea del partito. Il partito si dimostra completamente rivoluzionario proprio perché sa cambiare linea, sa far convivere posizioni diverse, non espelle mai, nemmeno quando Kamenev e Zinoviev pubblicano sul giornale del partito praticamente la data dell'insurrezione, una roba, diciamo, da condanna a morte più che da espulsione. Eppure anche lì vengono riconfermati, anzi, nella segreteria del Comitato Centrale, questa famosa riunione del 10 di ottobre. Quindi, diciamo, una dinamica su cui, secondo me, e vado a chiudere, c'è sicuramente molto da imparare. Io credo che, diciamo, la cosa che il rischio che c'è sempre stato, diciamo, un po' anche nella letteratura comunista più ortodossa che conosciamo, è stato sempre quello un po' di imbalsamare la rivoluzione d'ottobre nel costruire un modello come se fosse quello che poi dobbiamo attuare domani, dopodomani, sempre e comunque, no? Io credo che invece la dinamica spiegata molto bene in questo libro dimostri esattamente il contrario, cioè che un partito veramente rivoluzionario sa adattarsi profondamente alla situazione, entra in un rapporto veramente fecondo con il movimento di massa. Ovviamente con una capacità dei dirigenti notevolissima, cioè Lenin, il genio di Lenin nell'intuire i rapporti di forza e lì nel convergere completamente con Trotsky in quel momento, nel saltare l'idea della rivoluzione a tappe e appunto immediatamente tentativo della rivoluzione proletaria. Ma appunto stavano in questo meccanismo. Poi certo, diciamo, probabilmente tutta la vulgata del modello da imbalsamare della rivoluzione è anche un po' nella retorica di quegli anni, che un po' c'è anche in questo libro, no? Nella ricerca delle leggi della storia, che, su cui Trotsky un po' ritorna più di una volta, che un po' è anche figlia di un retaggio positivista, diciamo così, che comunque in qualche modo è dentro, soprattutto la retorica in qualche modo marxista dei fine 800, primi del 900, ma in realtà di quello che si parla è molto alto. Non stavano seguendo il flusso della storia semplicemente, ma stavano veramente inventando un mondo nuovo con strumenti nuovi, con i soviet che in quel momento, dopo la rivoluzione del 1905, diventano gli strumenti più efficaci e in qualche modo si dimostrano in grado di saper leggere la situazione. E questo è, secondo me, l'insegnamento fondamentale, la memoria che serve anche oggi, non tanto affezionarsi ai nomi. Io, rispetto a quello che diceva Ferrero, non sono neanche particolarmente, a parte l'affetto personale, ma neanche al nome comunista. È riportato, tra l'altro, furono per primi loro, insomma, in qualche modo, a togliere di mezzo il nome socialdemocratico quando non serviva più, no? E Lenin è il primo a dire: non affezioniamoci, non è questo il problema. Il punto è essere concretamente rivoluzionari, saper costruire gli strumenti più efficaci. Quindi è quella, diciamo, in qualche modo la discussione e l'insegnamento per l'oggi, per le rivoluzioni del XXI secolo, che indubbiamente saranno diverse dalla rivoluzione del 17. Già abbiamo visto le rivoluzioni arabe, che forse avevano qualche somiglianza in più con la rivoluzione francese, probabilmente, che con la rivoluzione bolscevica. Ma quello che invece c'è da imparare è che serve avere memoria, è esattamente un metodo, e quindi sapere in qualche modo entrare in relazione con i movimenti reali, avere in mente il protagonismo delle masse nei movimenti, in qualche modo saperlo interpretare con le organizzazioni, ovviamente, gli strumenti più utili per andare incontro al movimento reale, per in qualche modo provare a costruire uno sbocco rivoluzionario. Su questo libro, secondo me, dà degli insegnamenti e degli spunti che sono veramente, veramente eccezionali, oltre alle emozioni in qualche modo che il libro crea in modo del tutto vivido, insomma. Mi fermo qua e vi ringrazio.